Mia ciurma, io sono Mercedes e benvenuti in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador. Spero non si senta troppo, ma il mio vicino sta strimpellando con il banjo proprio nel momento in cui devo registrare. Quindi mi auguro che non si senta o che comunque non sia troppo fastidioso. Il banjo. Allora, come ci eravamo lasciati? Ci eravamo lasciati dopo aver picchiato Esteban, che però era scappato. Esteban Gallego. Allora, cos'è questa roba qua? Ah, le tattiche, sopravvivenza. Ok. Allora, qua per Esteban dovremmo tornare a Santo Domingo. Qua dovremmo andare a Santiago. Mentre questo dovremmo andare da Orcobix. Direi che possiamo anche tornare verso Santo Domingo per, per il discorso di Esteban, eh? Anche se qua vedo della carne che potrebbe essere interessante accaparrarci, visto che abbiamo perso un po' di morale, se non ricordo male, eh? Eh sì, sono quasi tutti con morale molto basso. Cioè non molto basso, ma si è abbassato il morale praticamente a tutti, quindi andrei a cercare di procacciarmi un po' di cibo, visto che ne consumeremo comunque in quantità industriale praticamente. E ovviamente il maiale è scappato in là. Il pecari, quel che l'è. Allora, diciamo che qua chi è che c'è? Anche lui che ha una moderata lacerazione e chi altro non sta bene. Leve lacerazione, ma è a posto. Allora metterei lui e erboristeria, visto che medicine le consumeremo. Guardia, caccia solo 57%, purtroppo è un po' un peccato, però c'è anche la possibilità di riparare l'equipaggiamento rotto, ma tra l'altro qua, allora, lui ha bisogno di avere doppia razione, due di carne, due razioni, questo a posto, due razioni. Due razioni e due razioni. Consumiamo razioni come se non ci fosse un domani, ma allora, ho ottenuto 7 unità di carne, abbiamo perso 11 di medicina. Però entrambi si sono ripresi. Ok, 6 di metallo. E qua prendiamo questo nostro pecari. Allora, a sto punto dobbiamo tornare verso Santo Domingo cercando per quanto possibile di evitare la strada, cioè seguendola ma accampandoci di lato. Allora. No, lui è ancora lieve lacerazione. Chi è che è guarito allora? È quello che stavo curando io, Rafael Lopez, che manderemo a cacciare ovviamente. Farei così. Mazzetes se ne occupa. Ok. Qua lo metterei a cacciare. Perché è più bravo dell'altro. Cacciare, riparare l'equipaggiamento rotto. Lo farei magari in un altro momento. Quanta carne abbiamo? 19. Mi sa che è giusta, giusta per quello che consumiamo. Quindi possiamo anche risparmiarci di convertire in razioni. Iruenes, 2 di carne, lui 1 di carne. Ottimo. Va male uno di carne, ma mi sa che è indispensabile. Allora, Trevino si è rimesso completamente. Abbiamo ottenuto 10 di carne e consumato 4 di medicine. Allora, andrei un attimo là, poi vediamo quante unità di movimento ci restano. Ok, ancora abbastanza. Quindi direi che possiamo accamparci verosimilmente qua. Allora, avanziamo qua, poi vediamo da che lato fermarci. Allora, qua abbiamo detto che non ci arriviamo, andiamo di qua, quindi dovrebbe contarlo comunque di fuori dalla strada, quindi ok.
Ottimo. Allora, vediamo sopra se si giungla. Allora, Trevino, abbiamo bisogno che si occupi di riparare l'equipaggiamento rotto, già che ci siamo. E andiamo così. Allora, 10 unità di carne. Ho ottenuto 2 di equipaggiamento. Qua cos'è che abbiamo? Di medicine abbiamo 110. Dobbiamo fare ancora un pochettino di più che sarebbe necessario, ma adesso vediamo un po'. Allora, andiamo fin laggiù. Stai seguendo la strada giusta, Nespa? Sì, anche perché c'ho solo questa, c'è qua. Non so se prendere altre erbe, in realtà ne abbiamo parecchie al seguito, però diciamo che un po' di più non fanno male. Ok. E siamo pronti per accamparci nuovamente. Ah, perché mi conta montagna adesso? Allora, Trevino ha sistemato quello, allora metterei Quintero a sviluppare. Oh, abbiamo scoperto i triboli. No, non era Quintero. No, lui è l'esploratore Zarraga che è il dot. Allora, segniamo, restano. Non mi ricordo quanto manca. Però allora, lui lo mettiamo di caccia a sto punto. Se facciamo così, c'è qualcun altro che è più da caccia? No. Quindi facciamo così. Lui mette ancora un po' di erboristeria e proviamo a vedere cosa troviamo. Razioni, va sprecato qualcosa? No. Allora, 7 medicine. Abbiamo trovato solo 5 unità di carne. Purtroppo mi sa che dovremmo andare a comprare delle razioni a Santo Domingo, perché qua si è messi un po' malino. C'è un pecari, ma riusciamo entro la fine del giorno? Sì. Ottimo, però adesso vai. Là dovrebbe andare abbastanza bene. E là c'è un altro pecari, teniamolo d'occhio per domani. Allora, un altro po' di medicine ci sta. E poi basta però. Razioni, va sprecato qua praticamente tutto. Però tu prendi 2 di carne, 2 di carne, 2 di carne, 2 di carne. Tanto nessuno che sale di morale, eh? Ma anche lui ha bisogno di 2 di carne, perché ne va solo uno? 2 di carne. Ma anche lui ha bisogno di 2 di carne. 7, 8, 7. Chi è che ha 8? Zarraga. Ok. Va bene. Le difese resistono, 7 medicine, abbiamo trovato solo 10 unità di carne però. Speriamo che questo pecari possa salvarci la situazione. Nuovamente, allora andiamo in qua, dovremmo esserci quasi per Santo Domingo, credo. Perché inizio a vedere i cairn di dintorni. Sì, è là, Santo Domingo. C'è una cassa qua che potrei effettivamente andare a prendere. Abbiamo finito le mosse però, eh? Sì. Allora, papparappa. Allora, lui lo mandiamo a cacciare adesso perché un po' di medicine le abbiamo recuperate. Razioni, no? Dovete mangiare tutti carne, belli. Di carne, 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 ok.
Atalanta ce ne avanzano 6. Allora metterei. Ce ne abbiamo qualcuno con 6 di caccia. No, questo ne ha 5 di caccia. E metterei lui a sto punto. Conservare. Via. Oh, Alvarado! Sì, bravissimo. Ho ottenuto 5 razioni, 10 unità di carne. E Alvarado del morale extra. Ottimo. Mo' andiamo in là. Speriamo di riuscire ad arrivare entro la fine della giornata a Santo Domingo, ma non è detto. Sì, no, forse ce la facciamo. Sì. Al pelo, ma ce la si fa. Ok, siamo arrivati. Ottimo, allora dobbiamo andare a confessare. Cioè, perché c'è una cassa qua in mezzo? Vabbè. Quindi sa che spawnano anche mentre siamo in giro le casse. No, non volevo fare tutto sto giro. Ok. Allora, risorse commerciali. Avrei bisogno di. Salta provviste? No, queste sono medicine. Cosa sto facendo? Allora, eh. 40 razioni. 60 razioni, ci sta? Sì, dai. Ok, allora, a posto così, ma andiamo a parlare con il tizio. Spero ci dia dei preziosi come ricompensa, perché. Allora, di nuovo gli uomini del governatore ti conducono al suo ufficio, anche se ormai potresti facilmente trovare la strada da solo. Il governatore attende ansiosamente che tu parli. Ho affrontato Esteban nelle miniere e ucciso i suoi uomini, ma era troppo tardi per impedire loro di massacrare i soldati. Il volto di De Manzanedo si contrae in una smorfia addolorata. E quell'animale è morto? È fuggito, governatore, e non potreste credere in che modo se non l'aveste visto con i vostri occhi. Il governatore si siede sospirando. Quindi c'è scappato di nuovo. Incredibile. Non siete il primo a fallire, Mazzetes. Mi domando se riusciremo mai a fermare quell'uomo. Riapparirà. Un uomo come Esteban non può stare lontano dai giochi per troppo tempo. Avete ragione, certo. E ora sapete con che razza di sciagurato avete a che fare. La prossima volta preparatevi meglio. Nel frattempo dovrete inseguire l'altro capo. Parlate con il capitano Viscaino dei ribelli della costa settentrionale. Ci stavo arrivando. Con un cenno secco del capo, il governatore chiama i suoi servitori affinché ti accompagnino alla porta. Mentre esci, passi accanto al capitano Noriega nel lato del palazzo. Oh, Mazzetes, devo parlarvi! Umberto e i suoi uomini hanno ripulito i vecchi campi di addestramento della guardia cittadina fuori città. Siamo pronti a organizzare quel torneo appena sarete pronto. Ottimo, passerò alla fortezza Ozama quando sarò pronto. Non vedo l'ora. Noriega sorride e prosegue attraverso l'atrio in direzione dell'ufficio del governatore. Obiettivo completato Esteban, ma. Ok, mi è iniziato l'obiettivo del torneo. Mi ha dato esperienza? No, ovviamente. Dov'è questo? No, ho messo la cosa sbagliata forse. No, il torneo è. Imposto un indicatore attivo sulla mappa. Ma quello è Orco Bix? Ah, qua, ok. Oh, ok, è questa. Sì, non so se farlo già, ma facciamo di sì, dai. Salviamo però per essere sicuri. No, salviamo qua, va? Che. No, salviamo qua. E andiamo alla fortezza, ed era un po'. Se prendiamo esperienza può essere comodo per entrare. Ma no, che diavolo di cosa stai facendo? Oh!
Trovi una riga nell'ufficio della caserma mentre bussa con uno, parla con uno dei suoi ufficiali subalterni. Quando bussi alla porta, manda via l'uomo e ti invita a entrare. Siete qui per parlare del torneo? Esattamente. Eccellente! I miei soldati sono molto impazienti, hanno un'opinione molto elevata dei vostri uomini dopo il modo in cui avete vinto l'ultima battaglia di addestramento. Possiamo aspettarci un pubblico questa volta? Noriega ridacchia. Sono certo che alcuni dei miei soldati avranno invitato amici e famiglia. Se la voce si diffonde potremmo davvero avere l'attenzione di un piccolo pubblico durante il torneo. Dovremmo stabilire le regole prima di cominciare. Sorride e alza una mano. Per carità, non ditelo nemmeno. Umberto insiste fermamente che il torneo sarà gestito secondo le sue regole. Allora, dove avrà luogo il torneo? Come ho già detto, nel palazzo. La guardia cittadina aveva un campo di addestramento fuori dalle mura. Gli uomini di Umberto hanno trascorso alcuni giorni a ripulire tutto il cerpame e le piante che si erano accumulate lì. Quando i vostri uomini sono pronti, andremo là fuori insieme e potrete dare un'occhiata all'arena. Ma cominciamo. Noriega batte le mani eccitato. Grandioso! Venite con me, andremo insieme sul luogo del torneo e troveremo Umberto. Lui ci spiegherà le regole. Noriega indossa il cappotto e ti conduce fuori dalla parte posteriore della fortezza, lungo la scalinata che si affaccia sulla spiaggia. Con alcuni dei tuoi e dei suoi uomini, cammini a piedi per pochi minuti nella giungla rada, verso le montagne, fino a raggiungere una radura con una piccola arena. L'arena è un recinto rettangolare, arrotondato, limitato da una vecchia staccionata traballante, una parte della quale è costituita da un vecchio muro di mattoni che sembra essere appartenuto un tempo alle difese esterne della città. Il recinto è lungo più del doppio della sua larghezza. Riconosce Umberto all'estremità del recinto mentre controlla due dei suoi uomini che stanno issando un vessillo in uno degli angoli della modesta arena. Appena vi vede, il suo volto si illumina e lui abbandona i suoi uomini per parlare con voi. Eccovi finalmente! Siete quasi pronti per iniziare? Noriega annuisce. Quasi. Sei pronto a svelarci le regole ora che anche Mazzetessa è qui? Certo. Va bene, dal momento che l'arena è un po' piccola e per rispetto di eventuali spettatori che potrebbero presentarsi, ho deciso di organizzare tre turni di battaglia con tre truppe su ogni lato. In questo modo riusciremo a fare tutto in un solo giorno. Eventuali restrizioni sul numero delle battaglie a cui un soldato può partecipare? Se uno dei vostri uomini supera una battaglia senza riportare un infortunio grave, è libero di partecipare anche alla battaglia successiva. Tuttavia, se voi preferireste utilizzare un gruppo completamente diverso per ogni battaglia, anche questo andrà bene. Noriega interviene. Riguardo barricate e altri oggetti utili, siamo liberi di portare qualunque cosa abbiamo che possa darci un vantaggio? Umberto scoppia in una risata paternalistica. Assolutamente no! Se portate i materiali necessari, siete liberi di costruire ulteriori barricate sul vostro lato del campo di battaglia, in aggiunta agli ostacoli forniti dai miei uomini e da me. Oltre a ciò, non sono ammesse trappole dei nativi, trucchi astuti con lanterne né alcun tipo di artiglieria. Ah, ok, niente artiglieria. Noriega ridacchia e si gratta la parte posteriore della testa sotto l'elmo. Va bene, stavo solo chiedendo. È tutto? Credo di sì, il premio sarà del 10% del guadagno totale delle scommesse effettuate durante il torneo. E in più, altri 1000 preziosi per ogni battaglia vinta. Siete entrambi pronti? E, cosa più importante, lo sono le vostre truppe? Noriega annuisce. Mi serve un altro po' di tempo per prepararmi. Molto bene, l'arena non va da nessuna parte, si spera. Aspetteremo che siete pronti. Allora, voglio solo essere sicuro che... allora, uno salviamo. Due, controllo un attimo quanto stiamo registrando. Ok, 20 minuti ci può stare.